Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma guardi, questa mi sembra un'argomentazione davvero priva di fondamento, nel senso che qua stiamo ragionando di cifre, stiamo ragionando di fatti, e i fatti sono che questo disegno scellerato, come veniva detto, sostanzialmente divide il paese per il fatto che non ci sono i soldi per finanziare i livelli essenziali di prestazione. Allora, io penso che siamo tutti d'accordo su un principio: non è qua in discussione il tema dell'autonomia, noi siamo pronti a discutere di autonomia, la questione è che ogni disegno delle autonomie deve poter garantire uguali diritti a tutti i cittadini da Milano fino a Reggio Calabria, e il dato è che già al momento i diritti non sono purtroppo gli stessi, perché un cittadino che nasce a Milano non ha in questo momento gli stessi diritti di un cittadino che nasce a Reggio Calabria, intanto per l'aspettativa di vita, potremmo parlare delle questioni relative alla sanità. Un malato oncologico, lo dico in maniera chiara, ha un'aspettativa di vita diversa se si ammala al sud, e questo è intollerabile per un paese che si dice, si dichiara unito. Brambilla, allora, un attimo Piceno, questo mi sembra un punto, noi l'abbiamo raccontato e anche documentato spesso. Un secondo Guarda, scusami Parenzo, sì. Io sono nauseato dal pensare che i problemi si risolvono solo in una chiave economica. Io ti posso garantire, Parenzo, che noi potremo dare al Sud tutte le risorse che ritiene giusto ricevere, e i problemi ci saranno lo stesso, perché non è solo una questione di soldi, ma la questione è anche di tipo culturale. Non uso apposta la parola antropologica perché non voglio scatenare l'inferno. No, però è una questione. Come al nord, perché di efficienza, non ha una cultura come al nord di produttività, non ha gli stessi valori che abbiamo noi al nord, e il risultato è questo. Tu al sud puoi dargli tutto. No, però scusa Brambilla, la giornalista Valentina Petrini o l'onorevole Picerno non ha gli stessi valori, che vuol dire? Di cosa sta parlando? Fammi capire, perché che vuol dire? Ce li faccia un esempio di valore che non abbiamo in comune. Te lo spiego. Uno. Ma il valore assoluto che noi non abbiamo in comune, ma te lo dico subito, la cifra antropologica dal punto di vista culturale del nord in termini di valori, tradizioni, è l'accumulo di ricchezza. Cioè? La cifra antropologica del sud è l'accumulo di potere. Come? Sono due modi di interpretare la vita. Ma lei è laureato in antropologia o se l'è presa da sola? No, una alla volta, scusa, ma veniamo. No, ma non riesco a fare una domanda, poi dopo non mi fate spiegare. Ha risposto, ci sono due antropologie diverse. Ha già risposto. Uno alla volta, scusa, non riesco a capire. Due antropologie completamente diverse. Il cui risultato è che voi pensate al sud che sia sempre una questione di soldi. Ma non è una questione di soldi, è una questione di mentalità, di modo di ragionare. Quindi lei dice che c'è un'antropologia diversa, ci sono quelli che io dico che lei è un razzista, è razzismo in purezza. Non sento cosa dite, un razzista, non lo so se l'ha sentito. Forse sì, no, se no gliel'ho la capita. Allora, abbiamo la. Non sono razzista. Sciascia diceva che è più importante comandare che fottere. Attenzione, non lo diceva un Brianzolo. Allora, fermi, abbiamo la pubblicità. Rimanete tutti qui, perché per la gioia di Brambilla vi portiamo. Aspetta. No, lei stia zitta, vede? No, sta zitta. Lei scivola così. Non lo diciamo. Non sto zitta. No, infatti, no, ma nessuno sta zitto, ognuno parla con le mani. E soprattutto non lo decide lei, perché sono ospite come lei. No, ma infatti non lo decide Brambilla. È inutile che facciamo questi abbassate un attimo Brambilla. Dobbiamo andare in pubblicità. Allora, ordine. Dobbiamo andare in pubblicità. Dopo la pubblicità vi raccontiamo una storia che riguarda in realtà il nord. Riguarda una grande inchiesta di cui si occupò molto a lungo anche il Sole 24 Ore, diretto da Roberto Napoletano, e riguarda i furbetti del cartellino che ci sono al nord e al sud.